Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo adesso l'inno Santo e solo il Signore. Prepariamo per l'offerta. L'offerta di oggi è per il fondo unico. Thank you.
nostro, creatore del cielo e della terra, noi ti adoriamo e ti ringraziamo di questo giorno santo e della gioia della comunione fraterna, della gioia che ci dai di essere qui alla tua presenza. O Signore, invochiamo il tuo Santo Spirito in mezzo a noi. Ti chiediamo, Signore, di benedire questa offerta, di moltiplicarla tu per quello che tu credi opportuno e come tu credi opportuno. Ti prego di benedire Diana con il messaggio che lei darà, o Signore, dalle il tuo Santo Spirito, la tua santa presenza e il tuo aiuto. Nel nome di Gesù. Amen. Il testo del sermone di oggi lo troviamo in Giovanni 15. Giovanni capitolo 15, da 12 a 16. Capitolo 15, da 12 a 16. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma io vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa darete, chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Amen. Buongiorno, buon sabato, felice sabato a voi tutti. Domanda, cominciamo con le domande. Che cosa significa per voi avere un amico vero? Una spalla su cui appoggiarsi. Si accettano risposte? Che cos'è per voi avere un amico? Prima di tutto, avete gli amici? Ah, ce li avete? Compagnia? Confidente? Siamo? Una persona su cui si conta sempre. Volete rispondermi altro? Che cos'è un amico per voi? Una persona di cui ci fidiamo ciecamente. Allora, la riflessione di oggi ha per titolo Amici di Gesù. Il testo che ha letto Luisa fa parte di tutto un discorso che Gesù fa negli ultimi giorni del suo ministero terreno. Allora, Gesù e i suoi discepoli sono radunati per l'ultima cena, vi ricordate? Gesù si china a lavare i piedi, poi svela il tradimento di Giuda e Gesù inoltre parla loro della ragione della sua partenza e promette loro che riceveranno chi? Chi riceveranno? Mi state ascoltando? Siete attenti? Lo Spirito Santo. Riceveranno lo Spirito Santo. Gesù poi parla dell'intima unione fra di lui e i suoi redenti, usando l'immagine della vite e dei tralci.
dicendo ai suoi discepoli che sono chiamati a portare molto frutto nel mondo per glorificare il nome di Dio. Per poterlo produrre questo frutto però è necessario che essi rimangano strettamente uniti a Lui, come appunto il tralcio che trae la linfa vitale dalla vite. A questo punto Gesù riscalda il cuore dei suoi discepoli dicendo loro: voi siete miei amici, e dimostra loro come la sua amicizia nei loro riguardi sia vera e concreta. Ed è proprio su questo aspetto del testo che vorrei soffermarmi con voi questa mattina, per provare a riscaldare, dice Diana, ma fa già caldo. No, a riscaldare il cuore, come è stato riscaldato quello dei discepoli nel sentire la promessa di Gesù. Oggi l'amicizia, quella autentica, è una cosa rara. È una cosa rara e preziosa. Un famoso detto recita: chi trova un amico, sì, è davvero fra i tesori più grandi che si possono avere nella vita. Quello di poter intrattenere un rapporto sociale caldo ed intimo, una conoscenza personale che continua attraverso gli anni con persone sulle quali si possa sempre contare, dei confidenti che, pur sapendo tutto di noi, questi confidenti continuano ad amarci e a prendersi cura di noi. Un po' le risposte che avete dato voi: confidarsi, potersi. L'amicizia è un valore profondamente radicato nel messaggio biblico. Abramo viene chiamato amico di Dio. Bravi, siete attenti, bravi. Abbiamo poi l'esempio dell'amicizia tra Davide e Jonathan. Troviamo l'amicizia tra Ruth e la suocera Naomi. Quella di Maria con la cugina Elisabetta. E poi abbiamo l'amicizia fra Paolo e Marco, del quale stiamo parlando in questo trimestre. Un'amicizia fatta di alti e bassi, perché le amicizie sono fatte anche di questo, alti e bassi, ma alla fine saranno riconciliati. Gesù chiama i suoi discepoli amici proprio quando stanno scoccando le ultime ore della sua vita. E li sa che presto rimarranno soli, come un pilota che deve volare senza l'istruttore, come un giovane chirurgo che deve prendersi cura la vita di qualcuno, non avendo più chi lo rassicura. Qual è la caratteristica principale di una vera amicizia? Il suo principio fondamentale è quello dell'amore, dell'amore. Gesù dice, versetto 12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ed è proprio il comportamento di Gesù verso i suoi discepoli che dimostra la sostanza della vera amicizia. L'amore di Gesù è un amore totale, è un amore intenso e, ascoltate bene, dimentico di se stesso. Non fa più caso a se stesso. Ma perché? Perché ama i suoi amici. Non si tratta di un'emozione passeggera, di una simpatia.
Per Gesù l'amore è una forza morale e sulla base di questo amore egli chiama e considera i suoi discepoli amici. Che bella questa parola, amici. Ma ci pensate? Gesù, il maestro per eccellenza, afferma che fra lui e i suoi discepoli deve esserci amicizia. Gesù, il re dei re, il sovrano dei sovrani, dice che fra lui ed i suoi sudditi vi deve essere amicizia e non sudditanza. Questo concetto Gesù lo mette in evidenza nel testo: io non vi chiamo più servi, perché il mio servo, il servo, non sa ciò che fa il suo padrone. Tutto questo certo non pregiudica il rapporto fra superiore ed inferiore, rimane quello. Dio rimane Dio e noi siamo le sue creature dipendenti e tenute al massimo rispetto di ubbidienza verso Dio. Egli però vuole che fra lui e noi vi sia un'autentica amicizia. A volte alcuni pensano, infastiditi, che la religione voglia dire servitù. Asservimento a Dio e alle sue leggi. Questo pensano alcuni. E questo ripugna all'indipendenza umana, perché l'umano vuole essere indipendente, non vuole regole. Il servizio certo a Dio è dovuto, ma il nostro rapporto con Lui deve rientrare, secondo Gesù, nel contesto dell'amicizia. Gesù infatti dice: io non vi chiamo servi, vi chiamo amici. All'epoca di Gesù i rabbini non chiamavano mai i loro discepoli amici, e c'erano dei confini da rispettare. Invece Gesù, nonostante la sua autorità, dice: voi siete miei amici. È come se oggi, esempio, il re Carlo d'Inghilterra ci dice: non chiamatemi più sua maestà, chiamatemi Carlo. Insomma, io non vi chiamo servi, vi chiamo amici. I servi, gli schiavi, dovevano ubbidire ciecamente, gli amici no. Gli amici agiscono in completa trasparenza l'uno verso l'altro. Gli amici si rivelano, gli amici non nascondono informazioni l'uno con l'altro. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone. Uno schiavo doveva ubbidire anche quando non ne capiva il senso, la finalità di un ordine che riceveva. Doveva ubbidire, punto. Lo schiavo ubbidisce. L'amico ama. Ecco, il cristiano serve perché ama. Amore e servizio sono per lui intimamente connessi. Per lui l'ubbidienza a Dio non è un peso, ma comporta gioia, la gioia di un'amicizia. Se qualcuno, leggendo le epistole di Paolo, legge la definizione che egli dà di se stesso, Paolo dice: Paolo, servo di Gesù Cristo. Ne rimane inorridito e scandalizzato.
Significa che questo non ha compreso che Paolo serve Dio con gioia, per amore e per riconoscenza, consapevole di quello che Gesù ha compiuto per lui e per noi. Quando Gesù ci chiama amici, dobbiamo comprendere anche un'altra cosa. L'amicizia è basata sulla scelta di un altro, non sulla nostra scelta. Versetto 16: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Gesù ha preso l'iniziativa e ci ha chiamato a diventare suoi discepoli e amici. Sapete, talvolta mi chiedo, perché l'hai fatto Gesù? Perché io riconosco che in me non c'era nulla che avesse potuto attrarre la sua attenzione. Come l'Apostolo Paolo posso anch'io dire, Romani 7,18, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. L'Apostolo Paolo, guardando la sua vita passata, vi ricordate, si stupisce non poco che Dio l'abbia chiamato per diventare suo amico, perché riconosce di essere stato un peccatore, un bestemmiatore, un nemico della verità, un persecutore. Questo è il mistero della grazia di Dio. Nonostante tutto, Dio ci ama. Quella grazia che lo conduce pure a dire: mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Come non stupirci anche noi oggi, quando vediamo come Cristo ci chiama, con amore a se stesso, quando noi sappiamo benissimo, perché noi lo sappiamo benissimo, chi siamo e se siamo onesti. Noi lo sappiamo benissimo, lui altrettanto lo sa meglio di noi, però ci chiama, vuole essere nostro amico. Per Gesù dire: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, è come dire: io sono la vite, voi siete i tralci. I tralci non scelgono la vite, crescono da essa o sono innestati in essa. E a questo punto mi viene in mente una riflessione. I tralci devono andare d'accordo l'uno con l'altro ed accettarsi reciprocamente, perché essi sono stati scelti dalla vite e non viceversa. Perché Dio in Gesù ci ha chiamati a diventare suoi amici? Perché? Egli in questo non aveva alcuna convenienza o tornaconto. Se non lo avesse fatto, egli si sarebbe risparmiato sicuramente molti fastidi. Si potrebbe dire senz'altro: chi glielo ha fatto fare a venire qua giù per gente come noi e morire sulla croce con terribili sofferenze? La croce era il più brutto modo per morire. Avrebbe potuto benissimo fare a meno di noi, certo. Anzi, senza darsi tanta pena, spazzarci via da questo mondo come elementi disturbatori della meravigliosa sua creazione, come aveva fatto un giorno mandando che cosa? Il diluvio sulla terra, pentito di avere fatto l'uomo. Si era pentito. Eppure egli salvò qualcuno. Chi salvò in quell'occasione?
Noè e la sua famiglia. Eppure, egli ha voluto chiamare ognuno di noi alla salvezza. Perché? Ma perché? Per amore? Certo. Per compassione? Certo. Però il nostro testo continua dicendo anche qualcos'altro. E vi ho costituiti perché andiate a portare frutto. Perché vi ho costituiti? Perché andiate e portiate frutto. Ma c'è un'altra cosa in più in questo testo. Gesù vuole che la nostra amicizia, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, dice Gesù, egli ve la dia. Chiedere a Dio e da Lui ricevere ciò che gli è gradito. È una possibilità meravigliosa che può essere realizzata solo nell'ambito di un'intima amicizia. Chiedo a Dio, Dio mi dà. Non lo vorremmo noi questo? Questo è ciò che Gesù desidera quando ci offre la sua amicizia. Chiedete e vi sarà dato. Molti increduli si fanno questa domanda: come ci dimostri, o Dio, la tua amicizia? In che cosa dimostri veramente di averci amato o di amarci? E il testo risponde dicendo: nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E nel versetto 15 troviamo: ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito da mio Padre. Gesù ci ha fatto conoscere il Padre. Ci deve essere senz'altro qualche motivo, e un grande motivo, per qualcuno che, potendone benissimo fare a meno, viene qua giù a sporcarsi nel nostro mondo e addirittura a morire la terribile morte di croce. Non finirò mai di sottolineare quel potrebbe, potendone benissimo fare a meno. Gesù poteva farne a meno. Perché il Cristo viene in questo mondo e muore su una croce? Per masochismo? No. Evidentemente c'è un motivo di capitale importanza se Gesù dice di averlo fatto per noi e solo per noi. Ascoltiamo quello che dice la Bibbia. Matteo 20:28. Poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come mezzo di riscatto per molti. La Bibbia ci spiega chiaramente il significato del sacrificio di Cristo sulla croce come espiazione dei nostri peccati. Gesù poi dice: ma io vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito del mio Padre. E anche questo è meraviglioso. Gesù ci ha fatto conoscere e ci fa conoscere attraverso che cosa? La sua parola, la volontà del Padre. La straordinaria ricchezza della sapienza di Dio è a nostra disposizione nelle pagine della Bibbia. Il libro del popolo. Io ricordo che tanti anni fa, quando entrai in chiesa, mi fu detto che la chiesa avventista era la chiesa del libro della Bibbia. Adesso purtroppo di Bibbie vedo che ne perdiamo un po' meno, eh? È vero, sta sul telefonino. Però
Quindi la straordinaria ricchezza della sapienza di Dio è a nostra disposizione nella Bibbia, il libro del popolo di Dio, di cui Egli ci ha fatto dono proprio perché ci considera suoi amici. Non vorremmo scavare in questo tesoro nascosto e di sotterrarne per noi stessi le ricchezze? E c'è un ultimo punto. Quando si tratta di definire la beata amicizia che Dio instaura con noi nella persona di Cristo. Ed è quello che potremmo chiamare l'espressione della nostra reciprocità. Non è a senso unico, eh? Cristo ci ha ampiamente provato la sostanza della sua amicizia, morendo sulla croce. Anche noi dobbiamo provare, dimostrare di averlo capito e di praticarla. Il nostro testo dice infatti ancora: voi siete miei amici se fate le cose che vi ho comandato. E io aggiungerei comandato per il vostro bene. Perché vi amo, vi comando queste cose. Anche per noi vale lo stesso principio. Non basta dire di essere amici di Gesù. Non basta. Sono cristiano, sono amico di Gesù. Bisogna dimostrarlo. Non basta dire di essere cristiani. Bisogna dimostrarlo con che cosa? Con i fatti. E questi fatti sono l'ubbidienza. L'ubbidienza alla volontà del Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre chiederci, sono io ubbidiente al Signore Gesù Cristo? Ce la facciamo questa domanda? Sono io ubbidiente al Signore Gesù Cristo? La mia vita fa piacere al mio amico Gesù? Essere amici di qualcuno significa compiacerlo, soddisfarlo, renderlo contento. Non c'è gioia più grande in una persona che rendere contento il proprio amico. Io, grazie a Dio, di amiche ne ho e sono contenta di averle queste amiche. Sono contenta e provo piacere appunto quando faccio del bene a loro, quando loro ne fanno a me. Questa è l'amicizia che vuole Gesù. Essere amici di Gesù significa prendersi tempo per Lui. Essere amici di Gesù significa prendersi tempo per Lui, ascoltarlo di frequente, parlargli di frequente, interagire con Lui regolarmente. Io con queste amiche mi prendo tempo, le ascolto tanto e parlo di frequente con loro, voglio parlare con loro. Questa è l'amicizia che vuole Gesù. L'amicizia con Gesù è una cosa seria che implica impegno, ma è un impegno per il quale si ha una ricompensa inimmaginabile. Cari fratelli, la parola di Dio questa mattina ci invita ad apprezzare che l'amicizia è fra i tesori più grandi della vita umana, ma soprattutto ci invita a gustare l'amicizia con Gesù, alla quale siamo chiamati. Sicuramente siamo ancora lontani dall'aver fatto esperienza di tutte le potenzialità dell'amicizia con Gesù. Siamo lontani. E allora accogliamo con gioia il suo invito che ci dice, Gesù ci dice, facciamo amicizia, fai amicizia con me, diventiamo amici di Gesù. Amen. Ringraziamo il Signore.
Ringraziamo Diana per questo splendido messaggio sull'amicizia. E ora ci alziamo in piedi, cantiamo l'inno 255, tutto, quale amico in Cristo abbiamo. Questa meravigliosa promessa che ci hai fatto. E ti ringraziamo, Signore, perché nonostante tutti i nostri errori, tu ci chiami amici, siete i miei amici. Grazie per questo, Signore. Perdona le nostre mancanze e fa che questi messaggi ci possano arrivare diritti al cuore e rimanere nei nostri cuori per comportarci di conseguenza. Grazie di tutto, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.
riceviamo la benedizione da parte del Signore. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Vieni, Signore Gesù, vieni. La grazia del Signore Gesù sia con tutti noi. Amen. Buon sabato, buon rientro alle vostre case.